Dovendo infine sintetizzare il compito che io credo abbia la mia vita per destino, perché tra tutto il possibile una persona doveva incarnare anche l'unità del Padre e dello Spirito Santo dopo che attraverso la figura di Gesù Cristo si era incarnato il Figlio. E per un semplice motivo: se noi qui abbiamo l'esistenza di tutto il possibile e esso è espresso per numeri, tutti quanti, quelli che vadano da meno infinito fino a più infinito, ci devono essere tutti, e in particolare ci deve essere anche il numero 10 e 1, come ci fu attraverso Gesù Cristo il numero 1,1. Gesù ha rappresentato la presenza dello Spirito Santo 1 assieme alla figura del Figlio, un decimo, e non poteva non esserci nel mondo anche ciò che equilibra e unifica il decimo, ossia la presenza di quell'undici che consiste nel 10 più 1 dato dal Padre più il Figlio. Immediatamente dal mio nome, dal mio primo nome, si vede che ciò è possibile, perché io mi chiamo Romano, e quando si vanno a leggere i numeri che corrispondono alle lettere nel numero d'ordine dell'alfabeto italiano, si vede che Romano è uguale a 66, ossia il mio 11 lanciato in tutte e due le persone trinitarie di Dio, che essendo due, essendo entrambe trinitarie, sono 3 più 3, 6, che per 11 fa quel 66 che è proprio il mio nome Romano. Ecco, quale e quanti sono dunque i compiti che io ho capito sono stati dati a questo personaggio? Ripeto, è un puro personaggio dell'iniziativa creativa di Dio. Un personaggio che non ha alcun merito di essere se stesso, perché doveva essercene uno e me lo ritrovo io, visto dal mio interno, ma anche ciascuno di voi, visto dal suo interno, è Dio che è entrato nel limite di quel personaggio e che sta vedendo come è l'esistenza quando assume proprio il limite di quel personaggio. Siamo tutti attori, siamo tutti lo stesso attore, che è l'anima unitaria di Dio, che si è divisa in tutte le anime per animare una infinita serie di enti viventi, e quindi non c'è nessuna differenza se non per la pura attribuzione di un ruolo. Quindi nel preciso momento nel quale io mi do un ruolo che è anche eclatante, io distingo il merito da questo ruolo. Sia ben chiaro, non sto portando fieno al mio fienile in alcun modo. Dunque, vediamoli quali sono. Io il primo lo vedrei come l'intervento epistemologico che doveva essere fatto alla fine del tempo, ossia la verità doveva ripresentarsi e essere comprovata proprio sulla base della scienza dell'uomo, come accertata dalla ricerca scientifica. E questo è svolto dalla epistemologia, che è la filosofia della scienza, che parte proprio dalle verità della scienza. Ebbene, partendo da questa verità, io ho potuto elaborare una filosofia chiamata perfezionismo, che ricalca un po' certe affermazioni, per esempio come quella di Leibniz, per il quale noi siamo nel migliore mondo possibile. Questa filosofia afferma che proprio questo mondo è perfetto, perché è la perfetta scomposizione del mondo,
in modo binario a tutti i livelli, ossia è un sistema integrale impostato sulla differenza tra l'essere e il non essere, che per singoli passaggi di duplicazione ha assunto tutte le possibili file di ordini verticali, uguali e contrari. Noi ne stiamo vedendo a questo livello della scomposizione quei minimi che sono alla nostra dimensione spaziale e temporale e ci sembrano assolutamente incoerenti, assolutamente che lottano in un modo assoluto tra di loro, ma non dobbiamo dimenticarci che fanno parte di un sistema integrale perfetto, per cui l'esistenza totale non è data solo da quello che stiamo vedendo noi, ma anche da quello che esiste ed è al di fuori dei nostri sensi e quindi è in equilibrio, come è perfettamente equilibrato e giusto tutto il sistema. Sotto il profilo di questa filosofia bisognava arrivare a dare risposte a tutte le questioni lasciate in sospeso dalla filosofia, anche quando, per esempio, sotto l'aspetto morale entrava a discutere la possibilità di essere da parte di Dio sia buono sia giusto, infinitamente buono e infinitamente giusto, senza che una cosa non andasse a sovrapporsi sull'altra tanto da renderla impossibile. Ebbene, nella filosofia elaborata dal mio personaggio, nel perfezionismo, ciò accade perché quando sono fissati i due livelli di una verità relativa e di una verità assoluta, nel mondo della verità relativa ogni cosa è relativa e non assoluta. Nel mondo della verità assoluta, che pone la presenza di tutte quante le verità, per quanto possono essere uguali e distinte tra loro, perché, come ripeto, fanno parte di una unica e sistematica duplicazione di tutte le possibilità tra l'essere e il non essere, quando è posto in essere questo, allora siamo in presenza di tutte le verità e tutte quante relative, tutte verità parziali, relative solo ai valori che sono posti alla base delle stesse verità. E proprio per quanto dicevo io, è giusto tutto ciò perché all'amore assoluto non è tolto nulla se accade anche la giustizia assoluta. Nel nostro mondo relativo ciò non è possibile, perché siamo come in presenza di una torta in cui se ne mangi un pezzo che lo assegni alla bontà, lo togli alla possibilità della giustizia. Se perdoni l'assassino di tuo figlio per amore, in un certo senso impedisci la giustizia, perché l'amore sovrabbonda e impedisce di dare il giusto a ciascuno. Ma in una visione assoluta della realtà, in cui tutto esiste, sia quello che si svolge in un modo, secondo una certa dinamica di attuazione, sia quello che accade nel modo opposto, secondo la opposta dinamica della devoluzione, ossia dell'annichilimento di quella realtà apparentemente fattiva, quando tutto ciò accade, nulla accade veramente, perché mentre accade è perché non accade e di conseguenza non abbiamo in alcun modo che un mondo visto solo nel primo settore, in cui, come diceva Gesù, c'è una apparente ingiustizia tra chi ha lo stesso premio avendo lavorato un'ora sola nella vigna e chi ha lavorato invece tutto il giorno,
perché Dio, il padrone, è buono, quando noi mettiamo in bilancio anche l'esistenza del mondo esattamente uguale e contrario nella sua dinamica, allora vediamo che chi ha lavorato solo un'ora sulle 24 nel verso positivo del tempo, quello che noi sperimentiamo, dopo nel tempo a ritroso lavorerà 23 ore e avrà un'ora solo di riposo. In questo caso la bontà corrisponde alla giustizia ed è la bontà di aver assegnato ancora una vita oltre questa che noi vediamo, che consenta un eterno e giusto bilancio. Perché quando noi, come facciamo quando facciamo i conti del commercialista, calcoliamo tutta l'entrata e tutta l'uscita e le uguagliamo, solo allora possiamo fare un perfetto bilancio di quello che è l'attivo. Poiché il risultato della vita da parte di ciascuno di noi è capire cosa manca, ossia capire veramente l'interesse che ha suscitato la vita, ecco che occorre un bilancio perfetto e è Dio che, assicurandoci una vita vai e vieni, consente attraverso questo formidabile boomerang che ci sarà dopo la morte e che corrisponde al purgatorio affermato dalla religione, consentirà di correggere tutti gli errori fatti in buona fede in questo mondo quando si è trattato di capire il rapporto che doveva essere considerato tra il bene nostro e il male altrui. Chi si è sbagliato perché ha sopravvalutato l'importanza del bene fatto a se stesso, a discapito di tutti gli altri, e per lui è stato giusto accaparrare ricchezze a costo di lasciare gli altri in una fame addirittura mortale, chi è così e ne esce così dal primo tratto, secondo il senso della giustizia che egli ha, quando sperimenterà proprio l'evento opposto, che tutti coloro che erano stati depredati da lui ricevono nuovamente, tratti da lui, tutti i danari che egli ha accaparrato qui, nello stesso modo in cui prima gioiva, dopo soffrirà per la perdita successiva di tutto questo fatto a se stesso. E avendo modo di sperimentare la situazione esattamente uguale e contraria, purgherà quell'eccesso di valore dato a se stesso. Perché se in base a quell'eccesso nel primo momento aveva detto è giusto così perché guardate come sto bene, nel secondo modo vedrà come è ingiusto perché vedrà nello stesso modo questa volta come starà male. E il risultato della fine della vita andata e ritorno sarà quel giusto bilancio del giusto interesse avuto da ciascuno alla fine della vita. E sarà proprio quello che nella religione cristiana Gesù descrisse come bussa e ti sarà aperto. Ciascuno di noi, prima di uscire dalla sua vita singola per entrare poi nella comunione dei santi, avrà modo di capire con perfezione assoluta il suo interesse dopo che ha avuto la sua moneta che è stata la vita. Ecco, il perfezionismo toglie a Dio ogni possibilità di essere giudicato male. Lo salva anche dall'accusa che riceverebbe se dicessero: ma se Dio ha fatto lui tutte le cose e ha fatto anche il male, come si può accettare che Dio abbia compiuto il male, abbia voluto una vita in cui degli assassini trucidano dei bambini innocenti, questi disastri, Hitler che decide di far morire, esterminare tutti gli ebrei, come è possibile un Dio buono? E il perfezionismo lo spiega perfettamente, dicendo che noi stiamo vedendo solo
una dinamica, quella reattiva, uguale e contraria a quella in atto, e quella in atto non è di un mondo che si fa in tutte queste determinazioni apparentemente diaboliche, ma si disfa, parte da queste determinazioni diaboliche e le riconduce al tempo precedente nel quale esse non erano ancora accadute. Così l'uomo, cominciando a rendersi conto da bambino di una vita che ancora non è presente in lui e che crede di farla tutta, successivamente assisterà a tutta questa vita reale che poco a poco si annichilisce e ritorna tutta nella condizione iniziale in cui essa doveva ancora accadere. E l'uomo si renderà conto a questo punto, ciascuno di noi si renderà conto a questo punto, che tutta l'esistenza è puramente un bel sogno che è in grado di attuarsi, perché Dio ha anche la capacità di creare le condizioni di una realtà relativa che ha tutti gli attributi proprio che noi diamo alla realtà. Capito questo grande intervento fatto nella filosofia, che finalmente toglie di mezzo ogni ingiustizia nell'esistenza e che, postala in questi termini nei confronti con Dio, spiegando il perché di tutto questo che accade messo in relazione a Dio, risolve anche la questione divina, perché Dio è uno, ma è capace di essere proprio uno come il prodotto tra l'assoluto e il relativo, quindi tra l'onnipotenza e l'assoluta impotenza assunta nel relativo, nella contrapposizione di uno solo da un lato e da una infinita moltitudine di anime dall'altra. I due eccessi della determinazione, sia unitaria sia molteplice, sono quelli che veramente determinano l'unità di Dio, che è unità tra la potenza, tra l'onnipotenza e l'assoluta impotenza assunta nell'uomo. Ed ecco quindi come si risolve lo stesso bisogno di Dio di vivere realmente. Per vivere realmente bisogna vivere a partire da una determinazione. È la stessa cosa che fa un autore di un libro, quando, partendo da una idea di libro che è inespressa nella sua testa e che quindi esiste ancora in potenza, ha la necessità di scegliere tutte le parole e metterle in fila in modo da scrivere realmente quel libro. Solo quando il libro è scritto ed è reale, può essere un oggetto che possa essere scambiato tra vari soggetti che lo leggano. Quindi occorre una determinazione da parte di Dio per poter costruire un mondo determinato. Quindi Dio si determina innanzitutto in se stesso come la divisione tra due enti uguali e contrari, relativi tra di loro in termini di essere fatto o di fare. È il padre, è il figlio. E dopo di avere creata questa divisione, che è una formale divisione, perché in effetti il diviso poi si moltiplica e quindi annulla la divisione, creata tutta questa, è creata proprio la molteplicità di tutto il possibile. E partendo da tutto il possibile, eccolo come una grandissima soluzione per lo stesso Dio, perché è Dio nella moltitudine, nella infinita moltitudine delle sue singole anime, che entra col suo assoluto essere, che è quello fondamentale, che non ha bisogno di un altro essere prima di lui, per far vivere con un essere secondario, un figlio condizionato all'essere supremo, e assunto l'assoluta, la determinazione nel figlio, vive su base relativa e determinata e può realmente avere oggettivato per ciascuna delle parti
una storia precisa e determinata che poi possa essere scambiata tra tutte le parti. È in questo modo che Dio scrive tutti i suoi possibili libri, in modo poi che le sue anime, letto e fatto proprio ogni vita espressa in ciascuno di questi libri, e acquisita la sua personale intenzione, del suo personale interesse, dopo questo primo lato della vita, che possiamo paragonarlo come il popolo di Dio nato schiavo in terra d'Egitto, ha il modo di andare nella terra promessa, ma non prima di avere passato un momento di distruzione di tutta la vita precedente, ossia un purgatorio, come gli ebrei passarono nel deserto, nel quale si mette in bilancio una vita in senso negativo rispetto a tutto quello che si è avuto prima in Egitto, e si bilancia alla fine veramente che cosa sia giusto volere nella terra promessa, che è, diciamo, la biblioteca che contiene tutti questi libri. E a questo punto ciascun utente, che poi ciascuno è figlio di Dio, un figlio di Dio che diventa assoluto in ciascuno dei figli, opera e ha, a partire da quel limite, tutta la vittoria, il superamento delle sole cose descritte in quel libro, perché ha il modo di fruire di tutte le cose descritte anche in tutti gli altri libri, con una differenza fondamentale, che mentre il libro ricevuto in principio era una sorta di libro di testo che non poteva essere che osservato puntualmente in tutte le righe, in tutte le pagine, senza saltare nessuna parola, il secondo è un libro libero nella lettura, in cui l'osservatore potrà saltare le pagine, andarsi a cercare solo la pagina che ama e fare così una compilation di tutta la vita bella, e ciascuno a modo tutto suo, come proprio facciamo già oggi, per esempio nella musica, quando, essendoci tutti i cantanti che hanno scritto tutte le canzoni, ciascuno di noi ama soltanto le sue e si crea una sua personale compilation e si occupa solo di quella. Questo sarà il paradiso di ogni anima, e ogni anima vincerà in assoluto perché avrà il modo di fare la compilation di tutto quello che gli manca dopo la prima vita, prendendolo come il bello, buono e santo, a proprio modo di vedere, che esiste sulle altre vite. In questo modo, vincendo in assoluto in ciascuno dei figli, Dio, che è l'assoluta presenza e fusione di tutti i figli, ha il modo di determinarsi nella sua vittoria unitaria attraverso tutte le libere vittorie ottenute liberamente nella libertà dello spirito da parte di ogni soggetto. Questa libertà dello spirito fu già annunciata da Gesù Cristo, perché la parte di rilievo che Gesù fece e che fu rilevata nei suoi Vangeli fu soprattutto quella lotta che gli fecero a proposito del sabato. Nel Vangelo è descritto ripetutamente questa aggressione che Gesù riceve perché egli opera la salvezza anche nel tempo di sabato. E ciò dimostra che Gesù lascia allo spirito umano il compito finale di osservare o non osservare la legge. Non è una legge di cui ciascuno è servo, ma la legge serve a ciascuno a seconda della libertà sacrosanta da assegnare a ogni spirito, tanto che ogni spirito possa dire: se mi è caduto un bambino o un asino in un pozzo nel giorno di sabato, che cosa faccio io? Non lavoro per tirarlo fuori e salvarlo, visto che la legge mi impedisce di farlo? Ma attenzione, la legge è fatta per il mio bene, per il bene del mio asino, per il bene del mio figlio. Non può volere la morte di mio figlio, la morte del mio asino. E allora io,
contravvenisco a questa legge che è stata fatta in un momento nel quale il compito evolutivo di Dio pedagogico implicava altri modi di palesare il suo dominio, la sua onnipotenza, e questo ha fatto attraverso la religione ebraica, per superarla attraverso quel cristianesimo che poi giunse a qualificare Dio come talmente buono che tollerava ogni cosa fatta dall'uomo, perché poi avrebbe castigato, premiato l'uomo, e l'uomo era libero di fare la sua vita. Questa era un'altra interpretazione sbagliata, e ecco allora che il destino mette fuori l'esistenza dell'Islam, che recupera nuovamente l'onnipotenza di Dio, e la figura di Gesù Cristo si ritrova quindi nel campo della fede che si rifà al padre Abramo, ad avere ai due lati due divinità uniche e onnipotenti, mentre invece solo il cristianesimo, collocato in mezzo e al centro di questi due opposti, rileva Dio come una legge che si asservisce al bene supremo e alla libertà suprema del soggetto vivente. Il danno fatto dai cristiani e dal cristianesimo è stato poi dal trascendere da questo libero e assoluto ricondurre allo Spirito Santo di ciascuno il compito di decidere quello che è giusto, santo e buono. Certo, alla luce anche del Vangelo, alla luce anche di tutti gli insegnamenti che arrivano, ma poi senza mai fare di questi insegnamenti un qualcosa che sia superiore alla libertà dello spirito umano e soggettivo, che non possa essere costretto, nemmeno quando è la legge del Yahweh che ti impone il decalogo e ti dice io sono chi sono e tu se non fai quello che io ti dico vai a finire male. Ecco il valore soprattutto di Gesù, è il grande liberatore dello spirito dell'uomo nei confronti perfino di Dio, perché ciascuno di noi ha avuto il compito supremo, la libertà assolutamente massima che Dio gli ha dato, pur in questa terra di Egitto in cui non si può fare altro che dar vita al personaggio che Dio ci ha confezionato e che è immutabile, attraverso la libertà dello spirito che, pur vedendo i gesti del personaggio, possa assumere in se stessa quella giusta reazione, formandosi un giudizio esatto e perfetto di quello che sarebbe stato giusto che questo personaggio facesse e volesse, tanto che poi alla fine desidera proprio tutto quello che è mancato all'esperienza reale di ogni personaggio. Ecco, vedete il senso di una giustizia profonda e di un ricondurre in modo profondo e verace tutto questo nuovo modo di esprimere la filosofia della scienza calata proprio a Gesù Cristo. A Gesù Cristo che è un fisico nel preciso momento nel quale risponde a Nicodemo e gli rivela come entrare realmente nel regno dei cieli, perché quando gli risponde che la vita ha le due dinamiche dell'acqua e dello Spirito Santo, gli rivela proprio che ha le due dinamiche della materia e dell'antimateria, dell'elettricità e del magnetismo. Di conseguenza non è una sola esperienza unilaterale, ma è l'insieme di due esperienze uguali e contrarie sulla base di un principio che allora ancora non si conosceva e che sarà chiamato solo molti, molti, molti secoli dopo il principio di azione e reazione. Ecco, questa espressione di Gesù di un mondo binario unita alla valutazione di un'essenza suprema e superiore fatta da Spirito Santo e da Padre e da Figlio, rivela proprio anche la assoluta scientificità del messaggio che diceva Gesù, perché con
l'ammissione della assoluta entità divina fatta da Spirito Santo e Padre e Figlio rivela proprio il fondamento che oggi noi possiamo riscoprire perfino nella relatività generale di Einstein, perché, come ho spiegato in altri interventi, essa ricade nel ciclo 10 di ogni unità di misura, e il ciclo 10 di ogni unità di misura è il rapporto tra 10 elevato a meno 1 e 10 elevato a 1, la cui interazione è data dai 10 decimi che compongono quell'unità di uno Spirito Santo impersonale che va sopra le due persone del Padre e del Figlio, come supera il 10 e il decimo, attraverso la intima e assoluta fusione data dall'unità dei 10 decimi, non più differenziati ma come uno Spirito Santo e unico dell'unità. Ecco, allo stesso modo in cui Gesù lo espresse allora, ma non poteva essere capito, tanto che a Nicodemo disse: tu vuoi sapere com'è l'altro mondo? Ma come fai, come posso fartelo capire se tu ignori ancora come è fatto questo mondo? E questo mondo non è un mondo binario, non è un mondo unitario nel senso di essere uno e basta, è uno nel senso di essere la relazione tra due opposti. Di conseguenza, ecco come Gesù approfondisce già nel Figlio questo stesso significato, che poi è lo stesso che rientra e si esplica perfettamente attraverso quel perfezionismo che è proprio questo intervento fatto dalla mia figura in espressione di quella che è la vera unità assunta dall'essere e che è la sintesi di tutta l'esistenza vista da un soggetto vivente. Ecco, questo intervento, diciamo, è il primo fondamentale compito che la realtà, diciamo il destino, ha lasciato al mio personaggio, che non ha alcun merito di averlo ideato, riconosciuto e fatto da sé, perché è, come ho spiegato e ci tengo a dirlo, semplicemente il compito che un altro, il creatore, ha delegato a un personaggio, calando nuovamente in un personaggio, questa volta la verità assoluta, la stessa verità assoluta che già il Figlio disse, però in termini talmente precisi e controllabili, da un uomo che oramai dopo 2000 anni di esistenza nel cristianesimo è stato messo in grado, attraverso la crescita che Dio ha prodotto nel passare dei secoli, alla crescita della conoscenza della verità, il modo anche di poter capire quello che 2000 anni or sono non era comprensibile a livello culturale di un Nicodemo, tanto che allora doveva essere compreso sulla buona fede in Gesù che veniva dall'alto e lo rivelava, mentre invece oggi può essere compreso dalla scienza dell'uomo e quindi dall'uomo, soprattutto dopo che il principio di azione e reazione ha rivelato l'esistenza di un mondo binario in cui esiste l'azione in un verso e la reazione nel verso uguale e contrario. Quindi esiste l'azione materiale di un mondo visto con la materia e il mondo materiale che procedono dall'inizio fino alla fine della morte, e esiste anche il mondo assolutamente uguale e contrario nella sua dinamica, che parte dalla fine e va verso il principio, ritorna nel passato, ritorna al momento prima della realizzazione, della messa in atto di quello che era ideale. In questo modo è superato quel credere che c'è, che a Dio non rimarrebbe altro che premiare o punire dopo che l'uomo ha fatto il male, perché l'arbitro del fare è Dio, non ha mai delegato nessuno a fare senza che Dio potesse disfare,
anzi l'uomo assiste al suo fare solo dopo che Dio è partito da un tutto già fatto e lo fa retrocedere fino al momento iniziale di una nascita soggettiva in cui l'individuo, ogni individuo può cominciare a contrapporsi come fece Adamo che si oppose al disegno di Dio e per ribellione alla devoluzione dell'esistenza vuole l'evoluzione dell'esistenza e vuole divorare realmente questa nostra realtà, se la vuole mangiare, se la vuole consumare, la vuole vivere nel modo esattamente uguale e contrario a quello devolutivo che toglie di mezzo la realtà, come se l'uomo, perdendo la sua realtà concreta del giorno d'oggi, fosse impoverito anziché arricchito, divenendo capace di avere in potenza quella che è la potenza di Dio a cui ciascuno di noi sarà ricondotto dopo questa terra d'Egitto e dopo l'esodo e il purgatorio nel deserto, nella desertificazione di questa stessa vita, nel regno di Dio della terra promessa che è il paradiso, in cui ciascuno avrà il suo paradiso, quello che liberamente avrà amato di avere, perché Dio appunto dà questa libertà assoluta ad ogni soggetto, per cui ogni uomo deve soprattutto esercitare la funzione di coltivare il suo spirito, perché non deve vivere ascoltando gli altri senza mai esprimere il suo fondamentale credere, perché sul credere del suo spirito Dio fonda assolutamente ogni cosa. L'uomo deve acquisire il suo gusto personale, il suo abito, perché senza questo abito, senza questo gusto, non sarà accettato nel banchetto del Regno dei Cieli, perché senza l'abito non si ha modo di entrare laddove prima di poter avere la possibilità di indossare bisogna avere un proprio abito, e laddove prima di mangiare quello che è nel banchetto bisogna avere il buon gusto di amare qualche portata che è lì sul tavolo del banchetto, perché senza l'amore giusto per il cibo non si mangerebbe nessun cibo. Ecco, questo è stato l'intervento fatto dal mio personaggio importantissimo in questo mondo reale, delegato così dal destino o da Dio o dalla provvidenza, nei modi che dico io, al mio personaggio. Una attribuzione, ripeto, senza alcun merito da parte del mio personaggio. Quindi da parte di un personaggio assolutamente modesto di sé, perché anche se io riconosco la grandiosità delle cose che il personaggio dice, non le attribuisco alla bravura del personaggio, perché il personaggio non ha proprio niente di sé, non si è costruito da sé. Noi, se viviamo andando verso il futuro con la materia, lo facciamo perché stiamo leggendo quello che dal futuro è tornato fino al nostro presente con l'antimateria. Di conseguenza noi viviamo nel futuro per una reazione al futuro e non per una reazione al passato. Noi dipendiamo dal futuro e non dal passato, come si creda. E poiché il futuro non c'è ancora, come noi potremmo metterci in condizione di cambiare il futuro? Non possiamo. Noi siamo semplici lettori di un progetto che arriva verso di noi e che noi scannerizziamo, noi leggiamo con il nostro apparato recettivo e reagendo a quanto ci è proposto nella stringa dei dati delegati a ciascuno di noi, reagiamo e vogliamo mangiare questa mela
che in un certo senso invece ci è tolta da Dio.